come si chiama un tizio. Va bene, però la scegliere un vestito. Lo devo scegliere, avanti. Chissà come ti pare. Chissà Biduzzo, Biduzzo magari. Bello, Biduzzo, questo, ma cioè, no, niente, chissà, ma cazzo. Chissà ti piace? Sì, sì, no, sì. No, e che quanto costa chissà? Chissà, no, è spendere tutti questi soldi, per davvero. E che fare? Ma è maritare? E va bene, facciamo una cosa, di tu, che tu mi mando maritare io. Che sì. Che bello è. E non mi sta di minigonna. Minigonna, ma perché sei tanto più auta di mia tu? Signora, io sono assettata a sto momento. Ah, vero? Però assettate se mi stisse. No, 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 e poi a me non mi piace. Chissà, c'ho, e poi lei si è maritato troppo tempo fa, troppo antico deve essere. Che quali, che quali? Ma era bellissimo, modelliamo tutti pari. E come era, era troppo bello, ah? Tutto pari così, era modello tutto così. Modello sette panze. Sette panze. Sì, perché era tutto sette pieghe, sette panze. Ma poi c'aveva tutti i volantinaggi qua del lati. Sbruffi, sbruffi. Uno sbruffo di qua, uno sbruffo. Poi c'aveva, oh, c'aveva tutta una scollatura che batteva di qua, finiva ricca, girava attorno e tornava a cabanna. Ne andrei meno, oh, ma cosa ne fai? Bellissimo, ma modelliamo tutti, perché quando io camminavo, oh, ci pareva una specie di star di Hollywood. Sì, vabbè signora, però lei è troppo antica. Io... Signorina, ma lei che mi consiglia? Che mi consiglia come modello? Che mi consiglia? Ma... non si marita perché non si marita, perché resta zitella. Ma se sei messa a maritare, quale scegliessi? Venisse qua! E già finisce, ti ha fatto vedere tu, che cazzi! E va bene! Eccomi! Nell'interno! Che tu fai apposta? Dite che si commuove, che è un po' niente, non successe niente, sta... sta un italiano, cala, mi risposta. Perché tu sono un cazzo tutto male. Chi sto cavi, guarda, lì è meritata, lì è meritata. Ci penso io, ci penso io, saggio come come non mi hai potuto abituare ancora. Ma c'è signora, così non se ne comiglia più. Come non se ne pigliamo? Se ci deve fare la respirazione bocca a bocca. Ora ci facciamo su. Se ripigliamo, mi regalissimo la pistola. Brava, a posto. Andiamo a posare, cosa che passa? Avanti. Non ci disturbare che stiamo tagliando la bede di scaccando i signetti. Questo che modo è di accogliere i cristiani? Che modo è questo? Mi sento una straniera in casa mia. Che cos'hai tu? Perché piangi? Non devi piangere. Vai a mamma. Parlano di matrimonio davanti a me. Vuoi che parla di matrimonio? Ditemi voi che parla di matrimonio. Lo rimprovero. Lo rimprovero davanti a tutti. No, io ci devo andare, solo un consiglio del vestito. E che cosa ci ha domandato a quella là? E ci girate il coltello della piega delle panze che hai che su. Vai, ma mi raggiù una piccinita che piangi, tutte pare che ci mettite, ci ha ziccato un chiovo, e com'è? Non devi piangere, tu non devi piangere. Ma piangere, che poi sentono tutti i vicini, tutti i vicini la sentono. Già siamo denunciati, capisci? E chi ne do a WWF, che la proteggono, chi ne del WWF? Perché? Perché dice che è una razza in via di estinzione. Che razza è? Dice che appartiene alla famiglia di panda. Panda. Dice che è subconvinte. No. Hai capito? Ma ci abbiamo a denuncia di chi ne del Parco Zoo. Vero, ancora, perché subconvinte che la portiamo da già. Vero. C'è a causa ora, fa 15 giorni. Sì, il WWF che ne è stato in gola, la guardia forestale, ma un po' che l'altro giorno in campagna ti ricordi se mi sa cantare. Ma 100 piante d'arance fece saccare. L'alito tuo è un'arma di distruzione da massa. Signor Letterio, però se fa così vuol dire che ancora non ci ha diritto niente a sta caccia. Ora ce lo spiego io, ora ce lo spiego io. Ci vuoi dire per favoreggio? Allora. A così finisce di piangere. Che la supporto chiù. Hai detto roba alcune qualche giorno. Basta, adesso lo spiego io. Allora. Che vuoi? Vedi quanto è cretino, io è cretino. Basta che fa un pistolero io. Allora, è una notizia fresca che sta. Guarda a me. È una notizia fresca, papà. È successo che 15 giorni fa abbiamo saputo, vero e? Sì, vero. Abbiamo vero. Saputo che tutto quello che ci era sembrato che era successo, che invece non era successo. Ora tu giustamente dici, ma che cosa è successo? Ci ho spiegato. Ida
Ida era convinta che quando ci fu la notte della festa del Dio celebrato, sì. Ido, tu giustamente dici qui è Ido, e Ido se è qui, siccome non c'è è l'altro. Cioè Ida, c'ho passo che era Ido, e invece non fu Kiddo, fu un altro Ido. Non vi confondete, ma perché vi state confondendo? No, ci stiamo calmi. No, grazie, ma noi ci stiamo dando un giornale. Da, state zitta, fammi parlare che sogno sogno. Allora, quando Ida a notte dell'addio ha celebrato, è esatto, quella zitta. Fu Kiddo che praticamente Ida. E tu sei l'altra. Sì. Ora io mi voto, allora Ida è Ida, e Ida che era Ida diventa l'altra. E in base a come voto io. Allora, Ida, tu sei l'altra, e poi c'è Ido e l'altro Ido, capite? Non ci confondere, lo chiamiamo uno Ido e uno l'altro. Sì. Ma se mi sta vedendo scongiutare, mi sta venendo. Praticamente è successo che quello che tu pensavi, che Ida pensava che aveva stato, che quasi a Ida, noi, non fu Ido. State muta, che siamo andati alla curva del discorso, Ida. Quindi ora bisogna che telefoniamo. A cui? A Ido. A Ido voi? A lui. A lui chi? A esso. A esso vuoi! A quello! A lo vuoi! A Guido Ferrari! A Guido c'è a chiamare! Ah, poi parlo papà, poi parlo! Grazie al telefono, te! Chiamiamoci, perché tutto si è chiarito. Vire la cattamo God! Ma io non sape niente! Ci avevo un telefono senza filo, God! Allora, tu c'hai i pensieri andati a testa! Avanti, forza! C'hai i pensieri andati a testa! Tutto rodo un numero sì. Oh. Allora 3-4 3-4 4-4-4 1-2-3 6-4 un'altra volta? Sì. 1-2-3 6-4 disgraziata, dimmi 34 appunto, sì. 3-4 e io scrivo, vedi che l'hai portata da mano l'hai. 6-4 allora 34 7-2 c'è un prefisso uffici c'è ore forza fai un prefisso allora 0-9-5 34 34 7-2 e 24 ma che numero complicato caiare 5 oh c'è ufficio finalmente fai tagliamo il cavallo stai chiamando Signor Litterio! Chiama. Signor Litterio! Chiama, ma non risponde, perché? Chiama. Come finivo? Signor Litterio! Chiama sempre, ma non risponde, io non saccio. A porta, un dito! E non tu apri! No, la vinci tu! Ah, io, qui è l'uomo da sta casa! Tu! Ci apro io! Oh! Scusa Guido, un attimo preciso che sono al telefono. Sì, sono al telefono. Scusa un attimo, che ancora non rispondi. Chiuda la porta. Pronto? Rispondevo. Scusa Guido. Guido, scusami un minuto, un minuto. Sono da te. Pronto? Pronto? Guido, sono Litterio. Signor Litterio, come va? Buonasera, signor Litterio. Sì, bene, senti Guido, ti dovevo dire una cosa. Sì, mi dica. Una cosa importante, della massima importanza. Mi dica. Però siccome c'hai ospite qua, sì. Scusa un minuto, scusa, sì, finisco sì, e poi. Anch'io un sì. Attimo perfetto. Siccome c'hai ospite qua, non vorrei praticamente farla aspettare. No, dica. Non è che per caso mi potresti fare un salto qua un salto qua a casa mia un salto così sì. Un salto ti puoi fare vedere casa mia sì signor Litterio mi faccio vedere scusa sì. Un attimo faccia perché ti devo dire questa cosa importante che non è il caso che te la dico per telefono mi dica signor Litterio per telefono non puoi cacciare allora che faccio passo sì, se... vabbè pa-